Ciao a tutti ragazzi, come state? Oggi faremo un bugiurada insieme ai miei fratelli che se non li conoscete adesso si presentano. Era bugiurada. Vabbè. Fabi. Dico qualcosa di più? Vabbè, Ah, ciao. Jesse? Beh, io sono dietro la camera, sono il cameraman e sono Jesse. Cameraman. Se volete giocare insieme a noi, giocate e niente. Cominciamo col video. Allora, noi leggeremo in inglese, perché abbiamo cercato quelle in italiano, però non erano molto belle, quindi traduceremo. La prima domanda è: preferiresti lottare contro Mike Tyson o attraversare il Grand Canyon su una corda? Damn. Io lotterei contro Mike Tyson. Ascolta, aspetta, aspetta. Io ho fatto 2 anni e mezzo di pugilato e io so molto bene Mike Tyson. E no, io non posso andare. Sì, ok, però devi attraversare il Grand Canyon in equilibrio su una corda. No, non devi essere in equilibrio. Ti prendi con le mani. Sì, vabbè, ma fallo. Guarda giù. Vuoi guardare Mike Tyson? Ah, vabbè, ma. Sai che ho sentito che Mike Tyson prima di un mese prendeva pugni in muro. Preferisco fammi prendere a pugni che Però morire. cioè, non hanno specificato Anche puoi bene. morire, con i pugni. La domanda dovrebbe essere: vuoi morire davanti a tutti o vuoi morire e nessuno ti ritrova? Io vado preferisco andare sul Kenya. Io preferisco con Mike Tyson. Prendo 2 pugni, vado a casa, boh. Anch'io, cioè, perché comunque se Vai combatti. a casa, perché chi ti assicura che vai a casa? Cioè, se tu combatti lui comunque ti può dare magari un pugno, dici no, basta, basta, e ti arrendi e basta. Vero. Anche stiamo parlando di qualcuno che ha morsicato l'orecchio 2 volte. Cosa? Ha staccato l'orecchio a qualcuno. Sei quello lì. Davvero? Appunto, secondo te è uno che ti risparmia? Io scappo. Che schifo! Scappi. Io scappo. Ma non è considerato come cannibalismo? A cannibale. Vabbè, comunque. Allora, la tua risposta è? Gran cranio. Gran cranio. Io, Mike Tyson, Jesse. Fantasy. Allora, 55. Questo qua è un gioco, è un'applicazione sul Play Store. E il 55% della gente ha scelto Fight contro Mike Tyson. E il 45% della gente invece attraversare il Grand Canyon. Cosa? Non è migliorata la maggioranza. Perché nel mondo ci sono più stupidi che ignoranti, ci sono più stupidi che intelligenti. Va bene. Allora, seconda domanda. Preferiresti indossare sempre l'intimo o non indossarlo mai? Indossarlo sempre. Che schifo non indossare l'intimo. Intimo. Cioè, Vabbè, sì, ma però vai in giro mutande. Preferisci andare in giro nudo? Vabbè, mettiti sopra però senza intimo. Perché non dovrei mettere l'intimo? È una domanda. Domanda. Infatti vado con l'intimo, però mi ha guardato male. Vabbè, io sempre intimo. Io metterei Intimo. sempre intimo. Tu sei sempre intimo, tu sempre intimo. 77% delle persone ha fatto Quei sempre intimo, praticamente. 23% sono quei nudisti. Guarda, mi fa la parrucca. Dai, Chiara. Preferiresti essere uno zombie o essere un vampiro? Zombie. Io il sangue l'odio. Immagini i cervelli, cioè, i zombie. Mangiano i cervelli. Immagini i cervelli. Che cazzo t'adazzi? Ho guardato The Walking Dead dove lui fa. Anche è un telefilm. Cioè, soprattutto perché ho capito. Sì, ma i zombie non sono reali, cioè, quindi i zombie sono creati da telefilm, capito? Quindi preferisco un Il fatto è che io vampiro. non guardo mai queste Neanch'io. cose, quindi non so bene la differenza. Però comunque se sei un vampiro, quello che so, succhi il sangue e di giorno non puoi andare in giro perché, cioè, ti sciogli se non sbaglio. Muori se stai in giro di giorno. Devi andare a stare in giro di notte. Invece uno zombie è un morto intanto, un morto che cammina. Ah, aspetta, i vampiri sono già morti, No, no? i vampiri sono vivi. Però vanno in giro a succhiare sangue a gente per vivere, se non sbaglio. Io non ci credo che hanno fatto un casino di telefilm su questo. Guarda, se vai su Netflix c'è una saga Pieno. piena di vampiri. Come puoi essere creativo? Cioè, che storia ti inventi che succhi sangue alla gente? Che illudi qualcuno, poi. Ok, ne fai una, poi ne fanno 8 serie così. Io preferisco che sono vampiro. Perché i zombie cosa che fanno? I zombie sono, uno prima di tutto sono lenti. Quindi ti vengono e ti sparano No, no, in fronte. Però non muori perché sono Muori, zombie. perché se ti sparano nel cervello muori. No. Devono ucciderti, devono spaccarti la Sì, testa e però almeno spaccarti puoi il cantare Thriller. Commenti stupidi. Se ti colpiscono nel cervello, muori. Una mosca. Però tipo nel braccio. Dai, Fabio! Ah, quindi i zombie muoiono se tu li colpisci nel cervello. Sì. Io non so scegliere. Mi fa schifo tutte e due, Ma non voglio essere non voglio dire niente. minchiata, quindi.
nei commenti, fatemi sapere se sto dicendo stupidate. Io ho distinto, vado su zombie. Io vado su vampiri. Io zombie. Il 16% ha fatto die zombie. Ma perché tutti quei cretini lì che guardano cos'è Twilight? Io sono vampiro anch'io. Preferiresti essere il primo a arrampicarsi sull'Everest o il primo ad andare sulla Luna? Sulla Luna. Io su chi ha paura dello spazio? Io Monte Everest, perché io ho paura. What? Vai che l'Everest. Io? Vai che io non ci vado sulla Luna. Tu vuoi andare sull'Everest dove fa freddo? E tu andare sulla Luna? Cioè tu sì, preferirei andare sulla Luna che andare. Sai che ti puoi prendere il cancro? Eh? Ti puoi prendere il cancro? Sai quanti modi ti puoi prendere il cancro? Sì. Tu Jesse? Io preferirei andare sulla Luna, mi piace lo spazio. Mi piace l'idea di andare fuori da questa terra qua. Sì, ma io voglio fare letteralmente. Guarda che non è la gravità. Dove? Sulla Luna. Sono cazzi vostri che volete andarci, non niente. No, è figo, cioè fa un passo e voli. Sì, ma io voglio vedervi lì, io voglio farvi vedere. Guarda che arrivi a Manchester con un passo. Ok, ma io voglio farvi vedere una foto dello spazio e poi voglio vedere se voi mi dite ancora che volete andare in quel posto. Sì, fa paura. Va bene, questa cosa ognuno la scelta. Ah, che è nero, fai così? Su quello spazio? È nerissimo e poi... Allora? Poi c'è della luce. I pianeti sono enormi. E io sono andato enormi. Perché devo avere paura di un fratello? Ma sai che mi fai parlare? Il 79% delle persone vorrebbe andare sulla Luna, il 21% sull'Everest. Preferiresti portare in vita qualcuno che è morto che tu amavi o portare in vita qualcuno che è morto che era famoso? Che stupida domanda, quel che amo. Chi sei una persona che amo? Tupac. Scherzo, uno che amo. A parte però aspetta, se tu sei un fanatico di qualcuno e lo ami e puoi dire che lo ami così tanto. Beh sì, quella è una cosa, sì, è però nel mio caso non funziona. Qualcuno, ovvio, che stupido. 80%? No, vergognato, 20% lì si deve vergognare. Magari 20% è un fanatico. 80% hanno scelto persona che amano. Preferiresti essere in grado di vedere 5 minuti nel futuro o cambiare decisioni 5 minuti nel passato? Aspetta, questa cosa mi ha dato un trip. Oh, ok, quindi significa cambiare così tanto. Quindi la domanda è: preferiresti vedere 5 minuti nel futuro o cambiare decisioni 5 minuti prima? Ok, ho capito. Nel passato, ok. Ci sono certe situazioni in cui vuoi vedere subito il risultato. Io non voglio vedere il mio futuro. Io quelle volte tipo mi chiedo cos'è che succederà se dico questo. Però quelle volte succede che vuoi cambiare la decisione che hai fatto recentemente. Tipo hai dato una stupidata davanti al professoressa. Devo ritornare indietro 5 minuti prima, capito? Quindi è tipo un po' 50-50. Ho capito, però se tu riesci a vedere nel 5 minuti nel futuro, una volta che sei nel futuro, puoi dire che allo stesso tempo è cambiato anche il passato. Sì. Vuol dire che cambi un futuro passato. Sì, però anche nel passato, perché se tu... se tu cambi il passato, tu cambi il futuro. Sì, esatto, è la stessa cosa. Ah, vero, sì. Io sinceramente non voglio vedere il mio futuro. Cioè, a me piace la sorpresa, quindi... A me piace la sorpresa, però mi tiene troppo in ansia. Ci preferisco passato, 5 minuti passato. Anch'io 5 minuti, vedere 5 minuti. Cambiare 5 minuti. Sì, cambiare 5 minuti. Prima. Sì. Però impari dal passato, impari dalle tue cazzate. Deve essere filosofico, però passato. Ok, 56% ha scelto passato, 44% ha scelto futuro. Che sono nella maggioranza. Sì. Preferiresti licenziarti dal tuo lavoro? Sì. O mangiare 15 banane marroni? Banane marroni sono sempre buoni, no? O forse sono i plantain? No, banane marroni sono banane marce. Se ti licenzi, non hai più soldi. Non è che o ne cerco un altro, però è andato. Ce lo puoi fare adesso. Io preferisco banane. Io mangio banane marce. Quello schifo di lavoro lì, sicuro. Capito, bene. Però quel lavoro lo posso lasciare anche così. Anche adesso posso lasciare il lavoro. No, io faccio fatica a lasciare il lavoro. Io sempre ho fatto fatica a lasciare le cose. Ho bisogno di qualcuno. Tutte le volte che ho cambiato casa perché mi hanno buttato via. O sono scappato. Io sono il tipo che si fa buttare via o si fa cacciare via. Non sono mai il tipo che prende e dice oggi cambio perché non ti più sbatti. Sì, devo migliorare in quello. Il 49% ha scelto mangiare banane marroni. Il 51% è un bel lavoro.
lasciare il proprio lavoro. Quindi c'è proprio una piccola differenza. Sì, perché la domanda è veramente dura. Piaccio, fammi. Mangiare bene le marce. Preferiresti mangiare quanto vuoi senza ingrassare o avere un cane parlante? Sì, no! No! Dai, questa qua è dura! Ho sempre sognato. Giuro. Il mio sogno più grande al mondo è essere. Devi poter parlare con gli animali. Io voglio sapere che cazzo pensano gli animali. Mi sa che vado col cane. Mi sa che io vado col cane parlante. Io sinceramente, boh, mangiare. Io già mangio quanto voglio senza ingrassare. Quindi. Io no. Io no. Anche perché io volevo ingrassare. Io vi ricordo quando avevo fatto la haul della palestra. Io andavo in palestra perché volevo mettere massa muscolare. Quindi. Come va quella palestra? Lasciamo stare. Cane parlante. Cane parlante. 56% cane parlante. 44% mangiare senza ingrassare. Preferiresti raddoppiare la lunghezza della tua vita o riuscire a pensare due volte più velocemente? Allora, se io raddoppio la mia vita, ma ogni anno, tipo per esempio 15 anni durano 3 anni, facciamo finta che la vita dura tipo quasi, dura 100 anni, no? Se a 100 anni io ho l'abilità, l'agilità di un centenne, io non voglio continuare a vivere con l'abilità di un centenne, arrivare a 200 anni, che cosa divento? Sono uno zombie. Ecco, la muffa in faccia. Fammi con la muffa in faccia. Che schifo! Che schifo, Fabio! Io vado con il pensiero due volte più veloce. Tanto per quello che tu hai detto, avete col pensare più veloce. No, io dopo il my lifespan. Fare 100 anni e non camminare. Però dipende, cioè se 15 anni durano di più. Se 15 anni durano di più, allora sì, ovviamente. Però. Sì, ma sì, durano di più 15 anni, però dopo arriverai comunque a 90 anni. Ah no, allora io preferisco come vivere più lungo. Io preferirei vivere più lungo. Io preferirei leggere. No, cos'era? Pensare più velocemente. Quindi noi due. Sì, più perché lunga vita al re. 34% ha fatto raddoppiare la lunghezza della vita. Invece il 66% vorrebbe pensare due volte più velocemente. Preferiresti indossare vestiti estivi in inverno o indossare vestiti invernali in estate? Se la domanda è situata in Inghilterra. Situata! La domanda è situata dove tu vivi. Ok, Inghilterra. Inghilterra. Io vestiti d'inverno in estate. Sì. Scherzando, sì. Io mettere vestiti di estate in inverno qua. Già lo fa, pazza. Però ammetti che eravamo in Italia. Beh, Italia, guarda che muore. Mi ricordo anche il resto che stavo quasi per svenire. Però tipo la fila alla fontana che era lunga, non so come. E ho tipo, fatemi bere, per favore! E c'erano gli animatori che contavano fino a 7. 1, 2, 7, vai fuori! Perché c'era la fila? Perché tutti vogliono bere. Perché c'è solo la fontana e tutti vogliono bere. Attenzione, ultima domanda. Questa qua è l'ultima, preferiresti essere un ladro o essere un barbone? Aspetta, dove vivi? Ragionaci. Dove vivi? Non c'ho bisogno di ragionarci, ladro. Barbone con delle soluzioni o barbone perennemente? Perennemente, dipende che ladro, però è sempre un ladro. Dimmi un buon ladro. No, perché ci sono i ladri che ti entrano in casa e ti rubano e ti scassano tutto. Poi ci sono i ladri che ti dicono firma qua. Ah, in giacca e cravatta. Cioè ci sono diversi tipi di barboni? Se tu mi dici che tu giri e vedi uno che canta, che chiede i soldi e tu lo chiami barbone, allora non è barbone. Allora a me non mi dispiace essere uno di quelli, però perché comunque sto lavorando e sto offrendo un servizio alla gente. Non sono alla radio, però sono in strada a suonare, capito? Però se io sono lì per terra con un segnale e dammi i soldi, preferisco essere un ladro. Sai cosa ho visto? A Londra, in centro Londra, ho visto veramente i coni che mettono nella strada, quelli arancioni e bianchi, ho visto un beggar che faceva Perché l'ha fatto? No, faceva, questo qua era il suo stile. Cioè quello, che è quello che fa per guadagnare. Sì, quello fa Io stavo camminando, l'ho visto e sono scoppiata a ridere. Io ti giuro che non lo so scegliere. No, devi scegliere. Non è il sogno
Non è un sogno di questo, qualcuno, però comunque, se tu devi scegliere. Poi pagare anche l'altro, cioè entrare nella casa. Io sono un ragazzo molto buono, cioè già a fare rugby, ma mi dispiace. No, aspetta. Che ti ho chiesto se c'era la Fanta, mi fa che era finita, invece sono andato giù, c'era ancora un po'. Chissà entrare nella casa di qualcuno e dire dammi i soldi, dammi i soldi. Però tipo, provo a guardare dal punto di vista cristiano. Sì. Se tu metti che quello che c'è scritto nella Bibbia, poi dopo succede, no? E che una volta che tu muori, tu vieni giudicato per quello che tu hai fatto. Mm-hmm. Tu vai in inferno. No, se hai chiesto perdono. Invece no. Se non puoi farlo. Cioè, se tu sai quando muori, ci un secondo prima chiedo perdono, ok. Però è improbabile. Perché tu sei un lato per tutta la tua vita. Invece Dio vuole che tu chiedi perdono e dopo cambi le tue vie. Lato. Scusa, la mia risposta, però... Niente però, io lato. Nella mia vita non voglio diventare lato. Posso non scegliere. No, non puoi non scegliere. Scusami, anch'io non avrei scelto tante cose. Io penso che un ladro, se è costretto a fare il ladro, e dopo magari fa su una famiglia, almeno i suoi figli hanno qualcosa. Mm-hmm. Un vega non ha niente da dare neanche ai suoi figli. Quindi i suoi figli, cioè, hanno un punto di partenza che è molto... Mi stai dicendo che preferisci essere un ladro, è questo che stai dicendo. Allora, vediamo cosa ascolta la gente. 59% ladro, 41% un barbone. Facciamo l'ultima, che è di una mia iscritta. Ti ricordi il nome? Dico io il nome. No. Sì. Cioè, non sei nessuno. Shut up. Questa ragazza si chiama La Ciofi. Dai! Ah, scusa! È dillo? Oh, ormai? È la taglia. Dillo. Come si chiama? La vostra iscritta si chiama? La Ciofi. Ah, va bene. La Ciofi. La Ciofi. C'è un punto. Va bene. No, lei mi ha fatto questa domanda qua interessante un giorno e mi ha chiesto: preferiresti amare senza essere amato o essere amato senza amare? Io preferisco amare senza essere amato. Perché? Perché secondo me avere la capacità di amare è qualcosa di necessario. Tu non puoi, secondo me, tu non puoi produrre nessun bene se non hai il valore, se non sei capace ad amare. Quindi io preferisco essere Gesù, in poche parole. Gesù è il discorso che mi hai fatto io e te. Io ho pensato che, ok, tutti ti amano, però tu ti privi della capacità di amare. Cioè tu ti privi di un'emozione che è la colonna portante della vita, cioè l'amore. Quindi ti privi di una cosa che è grande, capito? Come dire, io mi privo di bere, privare dall'amore. Quindi io avevo scelto di amare senza essere amata. Però è anche brutto quando tu ami e il tuo amore non è corrisposto. Sì, però almeno tu sai che non è colpa tua, tu hai fatto quello che devi fare. Io avevo detto che c'è gente che è forte, ok? Però c'è altra gente, tipo Gesù, in questo caso, come tu hai citato, che era forte. Però c'è gente che quando non è amata cade in depressione, capito? E se la gente non ama qualcuno, una persona, quella persona lì può cadere in depressione, capito? Ed è molto brutto. Non sto dicendo che io cadrei in depressione, però comunque è molto molto brutto non essere amato da persone. Sono una persona che fin dall'inizio è stato amato, si già da genitori. Cocolone! Ecco, da genitori. Immagina, bello. Immaginati vedere mamma e papà che non ti amano. Certa gente hanno vissuto qua. Appunto, gente che va. Ma infatti questa gente ha problemi. Ha avuto dei problemi. Cioè, dal punto di vista emotivo. Vedi il ghetto. Quindi io avevo detto. Preferesti non amare, però gente intorno che mi ama. Niente, il video finisce qua con questa perla. E niente, fatemi sapere voi cosa avreste detto in questa precisa ultima. Però aspetta, vuoi comprare un barbone? No. Vuoi comprare, lavora. Scusa, vuoi comprare, in caso vuoi comprare. Preferireste essere amati senza amare o amare senza essere amati? Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, salutate. E si saluta. Ciao. Ciao, va bene, ciao. Ti piace il mio nuovo stile?